No, dobbiamo toglierla subito, la toglierla. Prendile. Questa volta mi sono spaventato. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo vloggazzo. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. E niente, direi di cominciare con il video. Dobbiamo registrare un TikTok in cui devo essere vestito da fotografo della natura, cioè mimetizzato, tipo National Geographic, okay. Esatto. Quindi abbiamo preso questa cosa qua, perché io divento steak. Devo dire però che secondo me funziona, cioè mi sto mimetizzando pian piano. Stai scomparendo, è che io non ti vedo più, non hai le gambe. Guarda qua, mamma mia. Funziona sta roba, cosa dici? Sembrate fratelli. Guarda qua, totalmente mimetizzato. Questo è il livello estremo di mimetismo. Cioè io non mi sono ancora visto, fammi vedere lo specchio. Oddio, vecchio, ma cosa cacchio sono? Sono un cespuglio. Direi che è perfetto. Andiamo a registrare questo TikTok. Cioè, sta tuta è pazzesca. Perché? Cioè, tu in questo momento neanche lo sai, ma stai parlando con la mia nuca, ok? È pazzesca questa tuta. Bene, andiamo avanti. Spiegatemi un attimo, adesso che siamo entrati nei boschi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare delle riprese fatte male, in realtà. Quindi cerca di rendere le più brutte possibili. Vabbè, deve praticamente fare le solite riprese che fa. Allora, vai, Gilbert. Per favore, un po' di rispetto per National Geographs. Guardalo là, Spielberg in azione. Ah, oh, che prurito al naso sta roba. Guarda con che impegno ed edizione porta a casa il risultato. Stai facendo? E chi ho questa scusa? Allora ragazzi, Spielberg mi ha detto sostanzialmente che devo andare dietro a un albero e far finta di star facendo la pipì. Tu vai a pisciare su quell'albero là, lo vedi? Quello là in fondo? Sì. Tu gira la testa. Cioè devo girarmi e tipo essere impaurito perché mi stai filmando? Esatto. Vai. Ok, ci sta. Secondo me è una cagata atroce, però funziona. Se volete vedere il risultato finale, lo potete vedere o su TikTok oppure sul nostro profilo Instagram. Quindi mi raccomando, andateci a seguire e niente. Adesso sfrutteremo questa incredibile tuta mimetica per fare cagare addosso un po' di gente. Come faremo? Molto semplice. Io mi nasconderò all'interno di questa siepe. Come potete vedere, sono praticamente invisibile. Le persone cammineranno qui davanti per poter entrare in casa e io dal nulla farò così, buh, e li farò cagare nei loro pantaloni. Se tutto va bene dovrebbero arrivare a casa Mattia, Nicola e il papà, che sarà il nostro obiettivo principale. Ma adesso devo mettere le cose perché Mattia sta per arrivare. Ok, dovrebbe arrivare a momenti. Noi abbiamo messo una videocamera nascosta qui dietro e una invece l'abbiamo messa praticamente nella mia macchina. Adesso faccio una prova e cammino verso di qua per vedere se lo vedo oppure no. Sei totalmente invisibile, vecchio. Cioè, pazzesco. È arrivato, ragazzi, devo far partire tutte le registrazioni. Stupida videocamera, registra. Ok. Eccolo lì che sta camminando. Eccolo, the prankster. Mamma mia. Porca c***o, che paura. Funziona, prima vittima. Adesso dobbiamo farlo, Nicola. Ecco un'altra vittima. Ma che c***o, porco voglio che sgago. Ma perché stavolta non sono passato di lì, sono fatto dritto di qua? La macchina è stata parcheggiata apposta così per farti prendere questa via. In realtà sono una marionetta. Bene, prank a Nicola e a Mattia riuscito. Adesso però è arrivato il momento di fare il prank definitivo. Eccolo, un'altra vittima ignara di quello che sta per accadere. Mamma mia, immobilizzato. Il terrore ha avuto, l'ho visto. Terrore assoluto. Questa volta mi sono spaventato. Sta traballando. Mamma mia. È tutta la mattina che Davide è lì fermo. Cos'è che stai facendo tutto sto tempo nel cespuglio? Io ho scaricato sul telefono Honkai Star Rail. Sai cos'è? No. È lo sponsor del video di oggi. Honkai Star Rail è un gioco gratuito disponibile su tutte quante le piattaforme mobile, PC e PS5 ed è stato creato dagli stessi sviluppatori di Genshin Impact. Questo affascinante videogioco vi catapulta in avventure spaziali, permettendovi di esplorare una varietà di pianeti e affrontare degli avversari formidabili. L'esperienza di gioco è arricchita da una grafica dettagliata, un ricco cast di personaggi e trame avvincenti. Grazie alle varie abilità e la possibilità di creare squadre personalizzate, le vostre strategie potranno essere molto
semplici e sempre diverse. Oltre a tutto ciò, in questi giorni il gioco è pure stato aggiornato alla sua versione 1.4 e questo praticamente ha introdotto due nuovi personaggi a 5 stelle che sono Jinglu e Topaz, e inoltre è stata riaggiunta Sila, che è uno dei personaggi preferiti dai fan. E in più la trama si arricchisce ulteriormente aggiungendo una nuova storyline di Velobog. Quindi ragazzi, se siete interessati a provare questo gioco gratuito, vi lasciamo sotto in descrizione un link per poterlo scaricare. E in più, se utilizzate questo codice qua che vi metto qui sotto, potrete ricevere dei bonus all'interno del gioco. Detto questo, direi di continuare con il nostro video. Ieri siamo finiti al confine con la Svizzera per prendere questo pacco che ci ha regalato il nostro amico Luca di Scacciati, e qua all'interno c'è la rivoluzione della cucina mondiale, ovvero un forno solare che sostanzialmente è una parabola che riflette i raggi del sole e li concentra tutti quanti in un punto che diventa talmente caldo da poterci cucinare. E questo è molto figo perché ti permette di cucinare senza gas, senza elettricità, ovunque tu sia, in mezzo al deserto, sulle montagne, ovunque. Da cosa si parte, mister foglietto delle istruzioni? Questo è innanzitutto un libro delle istruzioni. Abbiamo bisogno di un Doppelmalschüssel. Ce l'abbiamo? C'è scritto qua, Doppelmalschüssel. Senti, Kartoffeln, c'è l'istruzione in italiano? Tedesco, inglese, francese, spagnolo. E gli italiani? Gli italiani no. Prima cosa, dobbiamo costruire la base su cui si poggerà il tutto. Ok. Allora, questi sono i primi pezzi che dobbiamo usare. Dobbiamo inserire un rettangolino tra un semicerchio e l'altro, però collegandoli con un Z2, un R6 e un Z5. Sto morendo di caldo. Guarda quanto sono caldi questi cosi. Sono più freddi di te, sono 33 gradi. Cosa ti lamenti? La mia maglietta è 40 gradi. Davvero? Vecchio è 40 gradi. Ragazzi, sto morendo. Prova a vedere la maglietta bianca in confronto. Vediamo quella bianca. 32 gradi. Ragazzi, mettetevi le magliette bianche. Ma santo cielo. E soprattutto la maglietta di dfbros.com, link in descrizione, signore e signore. E dopo 5 ore di montaggio, ce l'abbiamo! La parabola incredibile è finita. Ed è finita anche la luce di oggi. Esatto, quindi mi sa che ci vediamo domani. È passato un giorno da quando abbiamo montato quell'arnese lì. Cioè, da testare se funziona sta roba. Porca vacca, mi è entrato negli occhi. Ah, cacchio! Ragazzi, è pericoloso. Vado a prendermi degli occhiali da solo un attimo. Quest'ombra del chiodo bisogna metterla in modo che quasi scompaia. Tipo così. Perfetto, adesso il chiodo è allineato. In teoria, tutti quanti i raggi solari si dovrebbero concentrare in mezzo lì, dove adesso andremo a mettere il cibo da cuocere. Andiamo a prendere le cose da cuocere. Mettiamo la padella, che in questo momento è 29 gradi e 7. Lasciamo qua la padella un pochino in modo che si scaldi e poi dopo facciamo un esperimento. Cosa ci mettiamo dentro? Ci mettiamo un po' di bacon e uova. Ok. Vediamo adesso quanti gradi è. 61! 61 gradi! Che miseria! Buona colazione americana! Oh, oh, oddio mio, guarda quanto fuma. Senti come frigge. Cacchio, questo sì che è un bel rumore. Cioè, ma è assurdo. Vai, butta l'uovo qua. Oh, guardalo. Cacchio, che figata. È stato un inferno totale costruirla, però devo dire che mi sta dando soddisfazione. Assolutamente. Guarda qua, che colazione. Cioè, ragazzi, guardate qua. È molto molto buona. Però non abbiamo finito qua con gli esperimenti, perché ci sono altre cose interessanti da cucinare. Ad esempio, proviamo a cucinare senza una padella. Che vuol dire? Adesso capirai. Abbiamo dei marshmallow con lo stecco. Ok. Quindi adesso proviamo a togliere la padella e lasciare il marshmallow qua per vedere se si cuoce. Secondo te quanto tempo dobbiamo stare qua così? Spero massimo un minuto, perché mi sto rompendo le palle. Oddio, guarda! È tutto quanto mollo! Si sta sciogliendo! È mollissimo! Oh mio Dio! Buono! Come fa a cagare invece? Ma l'hai mangiato o no? È buono! Oh, mi sembra una caccola. Adesso proveremo a fare i popcorn. Eccolo, l'esperto! Dagli una mano! Oh, dagli una mano! Sto perdendo tutto! Mettiamoli qui dentro. Attendiamo che scoppi qualcosa. Oh, oh, è scoppiato un popcorn! E uno e basta. Sì, infatti. Ma era precoce quello. Oh, oh, ti è scoppiato addosso! Vediamo quanti sono. Oh mio Dio! Oh! Togliamo tutto qua. Questi sono popcorn fatti con l'energia solare. Non i pannelli fotovoltaici. Cosa siamo? Nel 1600 avanti Cristo. Però adesso è giunto il momento di fare la sfida definitiva. Proviamo con la pizza. Secondo te così si cuoce? Innanzitutto vediamo la temperatura qua. 83 gradi. Ti giuro, c'è scritto 83. Oh, oh, è 83 gradi sul serio. Sta fumando, ragazzi. Sta fumando. No, dobbiamo toglierla subito. Prendi le presine, prendi le presine. 224 gradi.
Non sull'erba, non idiota! Abbiamo messo sopra 2 secondi. Ma non è magari il materiale? Anche la padella di prima che abbiamo messo, cioè ci ha messo un po' ad arrivare a 80 gradi. Questa l'abbiamo messa sopra 80 gradi subito. Il vecchio mi diceva 224. Non ha senso. Sto usando la videocamera termica. La teglia in questo momento mi dice che è 40 gradi circa. Adesso la prendo. Oh raga, sta aumentando in continuazione, cioè è già più di 100 gradi. Cosa? È già 130 gradi. Ma sai che mi sa che 150 è il massimo che vede questa videocamera? Abbiamo questa che arriva a 500 gradi. Guarda. 220 gradi. 240, 250. No raga, sta fumando la teglia. Togliamola. Stiamo cucinando una pizza per terra, ragazzi. Oh, vediamo adesso cosa succede. E la cosa assurda che mi fa impazzire. Ma cosa stai dicendo? La cosa assurda è che possiamo toccare la parabola e non è per niente calda. Cioè neanche qua è calda. Zero. Assurdo. Perché il calore è nell'aria qui. La teglia si sta bruciando. Cacchio, la dici? Teglia si sta bruciando, ragazzi. Sotto. Guarda, è vero. Oddio. Cioè come averla lasciata la teglia sotto la fiamma del fuoco proprio. E allora la mettiamo in una padella. Riutilizziamo questa. Ecco, okay. Guarda, dimensione perfetta. E via. No, guarda la teglia, la teglia anche. Vecchio. Qua vedi la potenza, cioè, dei raggi concentrati in un unico punto. Dai, prendi, togliamola. Ormai è passata più di mezz'ora. Eccola qua. Oddio santo, girala. No. È un po' come cuocere le cose direttamente sul fuoco. No, è mangiabile lì in mezzo. Assaggiamo i bordi. Oh, sa di bruciato anche se questo punto non è bruciato. Abbiamo cucinato la pizza peggiore del mondo. Terribile, terribile. Bene ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. In tal caso mi raccomando iscrivetevi, lasciate un mi piace al video. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao, ciao.